Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe. Questa volta, ragazzi, andremo a vedere i vari avanzamenti di livello del nostro Warframe nei confronti della fazione della famiglia Entrati e andremo a vedere come questo andrà a modificare i rapporti interni a questa famiglia complicata. Innanzitutto mi trovo qui dalla nonna per recuperare un pochino di standing per questa fazione e poi andremo a parlare con la madre per salire di livello. Relations existing only in relation. Deimos has stolen more than flesh from us. Il primo avanzamento di livello in effetti è quasi una formalità, perché ci richiede un quantitativo abbastanza ridotto di standing, ce ne servono giusto 5.000 e del resto è anche il cap massimo che abbiamo all'inizio come neutrali, e poi ci viene richiesta semplicemente una delle risorse farmabili su Deimos. Andiamo a parlare con la madre, così possiamo fare questo avanzamento e vediamo effettivamente che cosa questo comporta. Intanto il primo avanzamento ci porta dal grado neutrale a quello di estraneo, ci richiede appunto 5.000 standing e 3 di queste colonne spinali centrali. Quindi, come vi dicevo, è abbastanza semplice da fare come progresso e vediamo adesso questo che cosa comporterà. Intanto possiamo scegliere, come sempre, anche per le altre fazioni, una ricompensa di quelle ottenibili con il grado successivo. Ne prenderei una di queste per ottenere i materiali raffinati che altrimenti avrei dovuto prendere da Otak. Oh! Specimen is a descendant of my original collection. How did Promise you won't yell at me. You didn't incinerate them at all. You Dump them in the exocrine. We can rebuild. They're still out there, and doing quite well, it seems. I wanted to wound you, not maim. You're right to hate me. No, I deny you my hatred. Find something else to feed on. Whatever you've become, I am still your sister. You are more. I see that now. I name you Kaylee, Water Scourge. Oh, molto interessante ragazzi, non me l'aspettavo, quindi a ogni avanzamento di livello immagino ci sarà un filmato del genere per definire un pochino meglio i rapporti dei familiari della famiglia Entrati. Vediamo un po' se adesso, visto che è stata nominata la nostra figlia, se adesso ha qualcosa di particolare da dirci. Kaeli, la nostra waifu infested preferita. I'm not just someone's daughter. I'm me. I'm Kaylee. Of all the people to name me, I never thought it would be him. Ok, davvero molto interessante questa nuova meccanica. Mi piace il fatto che ad ogni nostro avanzamento approfondiremo la conoscenza e miglioreremo a quanto pare anche i rapporti dei vari familiari. E quindi adesso sono ancora più curioso di vedere che cosa ci aspetta con i prossimi avanzamenti. Vediamo anche se il figlio ha qualcosa di nuovo da dirci in proposito. Yes, I once dressed and infested as my father and had him blindly follow the mother creature into the Ok, abyss. sembrerebbe di no, quindi immagino che nuove linee di dialogo si sbloccheranno quando anche lui sarà nominato, immagino, da lei o da qualche altro familiare. Quindi ragazzi, vi rimando al prossimo avanzamento di livello per vedere che cosa ci aspetta. Bene ragazzi, non è passato molto in realtà dal primo avanzamento di livello. Avendo un livello di maestria piuttosto elevato, ho potuto fare anche questo secondo step lo stesso giorno. E quindi eccoci di nuovo qui dalla madre per poter avanzare allo step successivo. They accepted the risks and now they blame me. Now they turn on me. Don't you think of betraying me, Tenno? Ok, ho voluto ascoltare cosa stava dicendo, è piuttosto arrabbiata la nostra madre a quanto pare. Comunque, lo step successivo sarà conoscenza, servono 22.000 standing, che è appunto il cap massimo per questo livello. Ho già verificato di avere tutto quello che ci viene richiesto per l'avanzamento, ovvero la lama e il guanto della Keratinos e un token del padre e della figlia. Quindi facciamo l'avanzamento, ragazzi.
Ok, siamo quindi una conoscenza. Ah, dovete mettere in conto tra l'altro che per poter acquisire il guanto e la lama della Keratinos dovrete spendere altri 1000 standing in tutto, quindi in realtà il costo necessario per l'avanzamento è leggermente più alto in termini di standing. Intanto, come ricompensa, prendiamo questo richiamo a Vicea e vediamo che cosa hanno da dirsi questa volta. Questa volta padre e figlia. With love, to protect you from the void horrors. But it was me you attacked. It was you that was stifling the life out of me. Those stupid, insane rituals. Why? I didn't know what else to do. I just didn't want to be useless. You were never useless. Just lost. I name you Vilkor, the whip in its moment of striking. Ok, quindi il padre da adesso in poi si chiamerà Vilkor e come abbiamo fatto per la figlia, andiamo a vedere se anche in questo caso ha delle nuove linee di dialogo per noi. I said he's gone. Put the shard away, move on. And she got me with it, over and over. And I just stood there. I took it. Every slice. I had to. You understand? Quindi stando anche a quanto ha detto prima con Kelly, si è fatto colpire ripetutamente da lei? Interessante. Come padre non ha voluto difendersi dai suoi attacchi. Intanto qui abbiamo modo, ragazzi, di comprare da lui anche finalmente il Sepulchrum e lo schema di questa nuova arma ci Sure. servirà anche per Take your time. avanzare con il Get safe. Necroloid. Ma quello è un discorso a parte, ragazzi. Allora ragazzi, ho appena finito di registrare il video su Vulpafila e Predacite. Se avrete visto quel video, ho finalmente catturato un Medjay e quindi ho l'ultima etichetta necessaria per fare l'avanzamento di livello con la famiglia Entrati. Possiamo quindi fare il grado collaboratore. Ci venivano richieste appunto l'etichetta del Predacite Medjay, di 5 etichette per la vicea comune e poi di un token figlio e un token madre. Facciamo l'avanzamento di livello e andiamo a vedere questa volta chi saranno i due componenti della famiglia entrati a dialogare. Ma prima di tutto andiamo a recuperare la nostra ricompensa. Perhaps as Dunque, di tutte equals. queste cose, sinceramente non è che senta l'urgenza di reperire qualcosa, mi prenderei la lancia per la pesca, così almeno è un pensiero in meno da dover acquistare dalla figlia. Your work proceeds, my son. Clearly you thrive in isolation. Outside your control, shackling me was never going to work. Shackling? You contaminated the family and yourself. You had to be protected from these mad urges. You were worried about me? Thank you for the overdue recognition. Your restrictions will be eased. Slightly. I name you Kermoros, the runner who outstrips his own shadow. Ok, quindi da adesso in poi il figlio si chiamerà Kermeros. Interessante come la madre alla fin fine si preoccupasse per il figlio e per queste sue pulsioni che hanno portato poi tutta la famiglia a essere contaminata dall'infestazione. E vediamo se anche lui ha qualcosa di nuovo da dirci. None of the monstrosities you'll find out there are as fearsome as the demons inside my mother's head. Beh, oddio, mi sembra un filino ingiusto nei confronti di sua madre, alla fine si preoccupava per lui. Comunque, ragazzi, adesso che abbiamo raggiunto il livello collaboratore, posso finalmente acquistare anche il segmento Helminth. Questo è il prerequisito fondamentale per ottenere questa cosa, che però, vedete, ha un costo di 15.000 standing. Quindi As you adesso wish. darò la precedenza a questi I now 15.000 standing per shall. potervi portare un video anche sull'Helminth System. E poi avanzeremo nuovamente con la famiglia Entrati.
Allora ragazzi, vi parlo in fase di editing perché purtroppo OBS ha rovinato la registrazione della prima parte di questo avanzamento di livello. Ad ogni modo, per diventare amici della famiglia Entrati sono richiesti un token padre, un token figlio e due mutageni, Arioli e Zarim, oltre ad avere 70.000 standing con la fazione. Bene, detto questo, vi lascio la registrazione originale, questa volta con il dialogo tra padre e figlio. Do you remember when I first bred Infested? How we played with them for hours. What you did with those things was a deliberate insult. I'm sorry you don't appreciate my sense of humor, but I did make you happy, didn't I? When you killed them. Wait. Is that why you did it? Vilkor, my sweet sire. What good is a weapons expert without something to kill? Ok, quindi anche in questo caso abbiamo approfondito il rapporto che lega Vilkor con Kermaros, però sono un po' spiazzato perché non abbiamo avuto la rivelazione di nessun nuovo nome, ragazzi, e rimane soltanto l'ultimo grado di avanzamento con la famiglia Entrati e dobbiamo ancora scoprire il nome della madre e della nonna. Allora ragazzi, eccomi qui dalla nonna, sono passati diversi giorni dall'ultimo avanzamento di grado con la famiglia Entrati, vuoi per la limitazione degli standing giornalieri ottenibili, perché al momento ne posso fare solo 28.000 al giorno, e il cap per l'avanzamento è di 99.000 in questo caso, ma soprattutto perché ho avuto la spiacevole sorpresa di scoprire che era necessario un oggetto molto specifico per poter fare questo avanzamento di livello, ovvero questo frammento Seriglass acquistabile dalla nonna con 20 dei suoi token, e quindi mi sono dovuto mettere a farmare un bel po' di questi token per poter finalmente acquistare questo oggetto. Quindi un consiglio, se volete risparmiare tempo, è di farmare mano a mano i token della nonna e tenerveli da parte, non usarli per fare gli standing della famiglia Entrati, a meno che non ne abbiate già da parte un po'. Comunque, adesso che finalmente ho potuto acquisire il frammento Seriglass, posso andare dalla madre per fare l'ultimo avanzamento con la famiglia Entrati, che ci porterà appunto ad essere considerato un vero e proprio membro della famiglia. Per poter avanzare di livello, come vi dicevo, servirà questo frammento Seriglass e serviranno anche due token, uno della madre e uno del padre. Quindi anche questa volta la richiesta in termini di token è veramente molto molto semplice da soddisfare. Comunque, ecco qua il grado famiglia, riscattiamo una ricompensa, direi che prendo lo scenario di Cambion Drift, che è molto molto figo come ambientazione, e vediamo l'ultimo dialogo, con tutta la famiglia. I refuse to accept this. My shard. Just one of thousands, dear. Nothing special. Be kind. She knew once. Deimos stole the memory. It's not some mystical relic of grandfather. It's just a bit of glass. It's all I have left. Is it? No, father. I release you. Let me live for the sake of the living. I name you Gomaitru. The goblet refilled. And to you, we thank you. You've helped us to realize that even though we've changed, even though we struggle to understand one another, we are still a family. Yes, a family that would be honored to include you, Tenno. But what a name, this little star that fell from the sky and brought us together. Ayatan. Perfect. Welcome.
Ayatan. Welcome. 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 Wow, non me l'aspettavo, quindi la madre si chiama Gumaitru, un nome veramente infelice, poverina. Siamo quindi arrivati con il grado famiglia al grado massimo della famiglia Entrati e in segno di riconoscenza siamo stati rinominati Ayatan, quindi come le stelle che troviamo in giro, molto importanti per gli Endo. Adesso abbiamo anche questo nuovo nome, questo nuovo titolo. Il problema è che la nonna continua a non avere un nome, ragazzi, e questo mi lascia molto molto perplesso. A questo punto farei ancora un giro di tutti i vari personaggi della famiglia Entrati per vedere se hanno delle nuove linee di dialogo, un po' come era avvenuto su Fortuna al raggiungimento dell'ultimo livello della fazione. E poi, ragazzi, ci salutiamo. Goodness me. Look at what you did for our little family. You found a poor, lost, broken thing fallen down the back of the system, and you picked it up and worked to make it better. And thus do we thumb our nose at Master Entropy, stitch by dogged stitch, every day. That's how the work gets done. Now, shall we sit and talk a while? Tenno? Working with you, it's meant a lot to me. Just having someone who respects my experience, someone I can be a guiding hand to. It's, well, you get what I'm trying to say. All this time I've been blaming her for what's happened, but now, maybe, just maybe this was meant to be. I think I might owe her an apology. My father's spent years regretting what he didn't do, and my mother's spent just as long refusing to regret anything she ever did. I don't quite understand how you brought them back together, but I'm glad and grateful. So, the stranger at the family feast turned out to be the one who guided us to find one another again. There will be scars, ugly ones, but healing too. Thank you, friend. My behavior has been suboptimal, Tenno. I accept that. It has not been easy to swallow my pride and admit my mistakes, but without you, it might never have happened at all. Bene, e con questo ragazzi si chiude il giro dei messaggi che la nostra nuova famiglia aveva da comunicarci. A quanto pare siamo stati adottati dalla famiglia Entrati. Continua a darmi un po' fastidio che la nonna non abbia avuto un nuovo nome, quindi dovremo continuare a chiamarla nonna semplicemente. Vedremo se arriverà magari con un prossimo aggiornamento. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!